Siamo a Sanremo. Finalmente è arrivato a trovarci, ci ha fatto un po' attendere come le vere star. Michele Bravi, ben ritrovato nel nostro salottino virtuale, ciao. Ciao, ciao, scusate il ritardo, scusatemi, ciao. No, intanto grazie per essere venuto, perché chiaramente voi dovete soprattutto concentrarvi sul canto e sulla performance e poi fare due chiacchiere anche con noi delle radio, che non vediamo l'ora di passare le vostre canzoni. Quindi andiamo belli dritti subito a parlare della protagonista di questa intervista e anche del tuo essere al festival, Inverno dei Fiori. Come nasce questa canzone? Inverno dei Fiori nasce dalla voglia di scrivere in qualche modo una dichiarazione d'amore dei tempi moderni, una piccola preghiera d'amore, no? Questa parentesi storica che stiamo vivendo ha accentuato la nostra difficoltà di creare, no? Degli intrecci umani, di legare la nostra vita alla vita di qualcun altro. Io ho trovato nell'immagine dei fiori invernali, no? Questi fiori che spaccano la neve e raccontano i loro fiori al mondo, la metafora perfetta per raccontare quanto il senso di protezione dell'amore sia l'unica ancora che ti tiene aggrappato al reale, no? Il rapporto, io credo tantissimo nelle persone, amo la gente, credo tantissimo anche che la comprensione, l'ascolto, l'umanità, l'empatia siano la strada, no? Quanto gli atti di gentilezza possono essere gesti sottili che cambiano il mondo. Che meraviglia! Tra l'altro, seguendoti un po' anche sui social, dai proprio l'impressione di essere, sì, con un gruppo di lavoro qua a Sanremo, ma anche con una piccola famiglia, no? Dove anche con tutti i tuoi follower poi condividi una quotidianità che è quella della famiglia, insomma, dell'amicizia. Quanto è importante averli qua con te? Confermo completamente, nel senso che, guarda, io ho la fortuna di lavorare con un team tecnico e creativo incredibile, e in questo momento ogni mia esibizione, sai, poi sul palco sale Michele Bravi, si parla di Michele Bravi, però io tramite il mio corpo, la mia voce, i miei abiti racconto la professionalità, la creatività di tante altre persone. Solo qua a Sanremo siamo 10, ce ne saranno altre 30, no, a Milano, che ci guardano e ci seguono, che hanno lavorato a questo momento, e quindi per me è importante rappresentare anche il loro desiderio che la loro professionalità riprenda un senso di dignità professionale. Siamo tutti dei professionisti dello spettacolo e abbiamo bisogno di recuperare il nostro diritto al lavoro. Questo palco è una grande opportunità per noi come squadra e per tutti gli addetti ai lavori di gridare, no? Questo bisogno di ripartenza, questo bisogno di dignità professionale. Quindi, insomma, io sono, guarda, veramente tanto fortunato di essere supportato dalle persone che lavorano con me. Io ascolto e mi perdo nelle tue parole, ma ogni tanto mi perdo anche in tutto quello che hai dietro di te, in questa postazione che hai creato, perché posso dirlo, Michele, sei un perfezionista, tu sei uno di quelli che non lascia nulla al caso. Quindi vedo Nightmare Before Christmas, ma dietro ai tuoi nonni, chi sono quelli nella foto dietro? Dietro ai miei nonni, ma io, sai cosa, i miei nonni sono le persone più importanti della mia vita e quindi me li porto sempre dietro, me li metto qua nella loro fotografia di famiglia, sul palcoscenico mi porto sempre le loro fedi nascoste nella giacca, e perché sono le persone che più mi hanno insegnato, è la cosa che ti dicevo prima dell'importanza dei legami umani. Mio nonno ha avuto una vita difficilissima, la più difficile storia che abbia mai sentito, eppure mi hanno insegnato proprio quanto rimanere radicati coi piedi per terra, accettare, non giudicare i fatti della vita, ma semplicemente trovare un modo per legarsi alle persone è l'unica ancora. Quindi per me sono l'ispirazione più grande da sempre. E tra l'altro è bellissima questa immagine, perché ti stanno guardando le spalle in questo momento, ti stanno guardando le spalle. Loro mi guardano le spalle sempre, sai, una cosa che mi diceva sempre mio nonno era che, insomma, io sarei stato il suo futuro in qualche modo, no? E io spero in qualche modo di aver rubato un po' della loro anima incredibile, di raccontarla al mondo. Allora, prima che mi commuova, cambiamo argomento. Vedete che faccio un attimo un respiro, perché lo sai, quando poi si parla di nonni, insomma, credo che... Quindi un attimo.
e ritorno, anche perché ti voglio chiedere riguardo un'affermazione che mi è piaciuta molto, ma vorrei che la spiegassi anche ai nostri ascoltatori, riguardante la geografia del buio, che ha compiuto un anno e hai scritto, credo nelle stories, che tu continuerai a scrivere questo album per tutta la vita. Sono parole importanti, ma vorrei insomma che ce ne parlassi in maniera più approfondita tu. Guarda, sai cosa? Quando io ho finito di scrivere la geografia del buio, per caso scopro questo libro, un libro bellissimo di Lewis, Diario di un dolore. Lui fa questa sorta di raccolta diaristica dopo aver perso la moglie, quindi tutta la storia, la cronaca di come lui riesce a elaborare il suo lutto. E alla fine del libro, un libro piccolino, lui scrive questa cosa: io ho iniziato questo testo per cercare di creare una mappa dell'afflizione, no? Io l'ho chiamata la geografia del buio, lui dice mappa dell'afflizione, e poi si rende conto del fatto che questa cosa è impossibile, perché non si può raccontare, il dolore non è uno stato, è un processo, e così come la casualità per cui tu inizi a scriverlo, allora deve esserci anche una casualità in cui tu decidi che quella cosa può continuare all'infinito, deve continuare all'infinito. Il processo della convivenza col dolore è un processo che ti porti avanti per tutta la vita, e quindi quel disco lì in qualche modo sarà sempre un disco che continuerà nella mia musica. Ok, voglio proprio girare pagina e ci prendiamo un attimo per fare invece un'immersione un po' nella goliardia, e parlo del Fanta Sanremo, così stemperiamo un attimo, perché stavamo diventando, era molto bello, molto empatico, molto profondo, ma io poi perdo completamente il filo dei miei pensieri. E tu prima del festival hai lanciato la sfida a tutti i tuoi colleghi: dai ragazzi, partecipiamo al Fanta Sanremo. Ma tu l'hai fatta la squadra? Perché io questo non l'ho capito, l'hai fatta? Certo che l'ho fatta, assolutamente, okay. Io ho una squadra fortissima, però guarda, sai cosa? A me questa cosa del Fanta Sanremo mi sta aiutando tantissimo proprio a demonizzare tutto l'aspetto competitivo della gara. Io sono una persona veramente poco competitiva, la competizione la soffro da morire, cioè è una cosa che vado in ansia, non mi piace. Il Fanta Sanremo per me è proprio una terapia d'urto, per dire ragazzi, siamo su questo palco a esibirci, tutto quello che sta dietro è un momento televisivo dedicato al pubblico, di interazione e così via, e quindi il Fanta Sanremo mi permette di giocare, mi permette di svagarmi. Poi adesso forse mi devo dare una calmata, perché lo sto prendendo un po' troppo seriamente, però mi piace tantissimo, mi diverte un sacco. Non puoi calmarti, perché San Giovanni, ho visto, ti ha lanciato una bella sfida, insomma. Ma guarda che ieri ho avuto dei degnissimi avversari: San Giovanni, Iva Zanicchi, H7, hanno fatto il panico di punteggi, quindi adesso mi devo impegnare per le prossime esibizioni. Appunto, e a proposito di esibizioni, ancora prima di arrivare a quella del venerdì, con la quale chiudiamo, perché ti chiederò un commento, è impossibile non notare, rispetto all'altro tuo festival, un cambio di look. Cioè è un Michele diverso, forse anche più adulto, che ci può stare, ma più libero anche dal punto di vista dell'espressione. Completamente più libero, sai perché? Anche perché con questo festival ho avuto la possibilità di collaborare con grandissimi artisti. Uno fra questi è uno dei designer più grandi al mondo, che è un'eccellenza italiana, che è Fausto Puglisi, che ha vestito da Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, e insieme alla Maison Cavalli ha deciso di fare una rielaborazione sartoriale dei miei capi, e durante le serate, insomma adesso è uscito soltanto un look, ma durante le serate ci sarà insomma questo percorso nella creatività di Cavalli, che colorerà le mie esibizioni. E io, guarda, non posso che essere orgoglioso, perché sono opere d'arte che poi verranno esposte nel loro museo, e per me è un onore prestare il mio corpo, la mia esibizione, per raccontare una creatività italiana d'eccellenza ispirata alla mia musica. Comunque eri di una bellezza disarmante. Scusa se grazie, adesso te lo devo chiedere: che fine ha fatto Lady Gaga? Dove l'avete messa, che non c'è lì nella tua, guarda, scenografia? Aspetta, ce l'hai? Aspetta, dammi un secondo. Sì, vai tranquillo. Recupero, che vai, Lady te la Gaga ha i suoi tempi. Eh sì, lo so, una vera diva. Vediamo che arriva. No, mi ero un po' preoccupata, perché l'ho vista partire con voi, ma dopo cioè non la vedevo più. Ho detto, ma non avrà messa a prendere della polvere. Guarda,
per, non voglio rubarti troppo tempo, quindi se sono lungo, vai, dimmi, tranquillo, ma ci mancherebbe. È successa questa cosa che noi quando giriamo con tournée, cose, ormai abbiamo questa piccola tradizione che tipo nel mio camerino non scrivono Michele Bravi, scrivono Lady Gaga, viaggiamo sul van, scrivono Lady Gaga, perché insomma io sono famoso per essere, vabbè, un suo grandissimo fan, la sua tecnica, le sue cose, e ogni tanto questi piccoli momenti di divismo, per cui la mia squadra in maniera ironica mi chiama Lady Gaga, ed è una cosa che facciamo sempre. Quando abbiamo fatto le prime prove a Sanremo, come al solito abbiamo scritto, ma con un foglietto orribile, Lady Gaga sul cruscotto del van, e io ho fatto una foto su Instagram a questa cosa, convinto che, insomma, pensavo che l'ironia fosse palese. Il giorno dopo, direttori di giornali, giornalisti, ci hanno chiamato chiunque per chiederci l'esclusiva, insomma, informazioni sul fatto che erano convinti che Lady Gaga mi accompagnasse nella serata dei duetti a Sanremo. Ora, e io non volevo derudere la stampa, quindi una Lady Gaga me la sono portata. Quella in carne e ossa era un po' impegnata, ha detto che non riusciva a liberarsi per le date del festival, però insomma ho voluto mantenere le aspettative alte. Fantastico, è meraviglioso. Poi chissà, magari potrebbe anche succedere, le sarà arrivato tramite il tag, insomma, l'informazione si farà, si paleserà prima o poi, noi ce l'auguriamo. Sì, ma guarda, mi ha chiamato anche stamattina per farmi il buongiorno, mi ha detto: guarda, mi raccomando, stasera ti seguo, quindi il supporto di Lady Gaga l'abbiamo. Fantastico, vai, arriviamo alla serata di venerdì, anche perché non ti sei reso la vita molto facile, nel senso, nella scelta di Lucio. No. Ma sai cosa, io mi voglio vivere questo Sanremo anche in maniera celebrativa, cioè quando hai la possibilità di raccontare l'eredità che la tradizione musicale italiana ci ha lasciato, per me è un momento, non per creare un paragone, perché è ovvio che la magia è di Lucio Battisti sulla sua scrittura, sulla sua interpretazione, è replicabile, però Sanremo ha un pubblico così trasversale che magari il fatto di portarla su quel palco permetterà alle nuove generazioni di scoprire le meraviglie che Lucio Battisti e Mogol ci hanno regalato, e a chi con quelle canzoni ci è cresciuto, a chi ci ha attaccato dei ricordi sopra, magari la mia esibizione può essere un momento per dire: sai cosa, mi è proprio venuta voglia di riascoltarmi quel disco di Battisti, tutta la sua discografia, e quindi spero, insomma, di poter essere una piccola scintilla di memoria per dire: queste canzoni devono vivere nel tempo perché sono troppo importanti per essere solo nel passato. Io, Michele, ti ringrazio tantissimo, vorrei un sacco potessimo abbracciarci adesso e continuare a chiacchierare moltissimo, ma non si può per te e per me, quindi ti auguro un in bocca al lupo e aspettiamo grandi look, anche perché la canzone già l'amiamo. Viva, perché l'abbiamo ascoltata. Grazie mille ragazzi, grazie sempre dell'ospitalità, perché siete sempre carini con me, grazie. Ciao Michele, un bacio, ciao.